La dipendenza affettiva è una dipendenza tra tante altre, quella dalla televisione, quella dal cibo, spazzatura, quella dai soldi. E quindi le dipendenze sono dipendenze, vuol dire che io non governo me stesso, è qualcun altro che mi governa, una donna, il lavoro, un amico. Sono così, ma che brutto, ma che modo di vivere questo? Sono prigioniero, quindi se sono prigioniero, le prime due forme di etica sono la sottomissione per cercare di ottenere la benevolenza dell'altro. Lei mi domina e allora io mi sottometto ancora di più sperando che così lei sia benevola. Bello, funziona. Naturalmente, mentre io faccio questa strategia da deficiente, l'altra parte di me si incazza sia con l'altro, ma soprattutto con me che sono così scemo. Quindi dice, ma proprio non capisci niente? E purtroppo è così. Ecco, ma posso essere anche un noto chirurgo, un noto giornalista, posso essere un magistrato, funziona così lo stesso. La cosa disperante è che oggi si può diventare appunto magistrati, avvocati, presidenti di una grande società, avendo all'interno questo meccanismo. Questo fa paura, che siamo diretti da persone così. Ecco, vi aggiungo una cosa. Per Gandhi, che è uno dei più grandi filosofi del Novecento, un filosofo attivo, no? Un filosofo che si è impegnato nell'azione politica anche, cosa diceva agli indiani? Dobbiamo liberarci dalla dipendenza dall'Inghilterra. Questo è governo di sé, cioè riprendiamo l'autonomia, l'indipendenza. Ma aggiungeva, questa è la dipendenza esterna, ma poi c'è l'altra dipendenza, quella interna dalle forze oppressive. Questa è più difficile dell'altra, eh? E Aristotele sosteneva che vincere sui nemici esterni è facile rispetto a vincere sui nemici interni, cioè su quelli che dominano la nostra vita. E come fanno a dominarci? È molto semplice. Usano uno stratagemma. Ci fanno credere di essere io. E se io ho una parte dominante, sono io, come cacchio faccio a togliermi? Come faccio? Dipendo dal mio braccio, dipendo dai miei occhi. Ma scusate, è quasi un controsenso. Quindi la dipendenza esteriore diventa interna. Così io mi posso allontanare dalla persona da cui sono dipendente, ma continuo a dipendere. E quindi a volte è meglio dipendere fuori perché uno almeno può colpevolizzare qualcuno. Quando torno a casa, sono da solo, mettiamo, e mi sento dipendente, da che cosa? Fondamentale dipendenza, simbolo della paura. Dipendo dalla paura, la paura mi domina. Cioè un'emozione domina me. Oppure mi domina la rabbia. Oppure mi domina la tristezza. E io dove sono? Io sono qua, prigioniero. E qualunque di queste mi domini, in realtà cosa succede? Eh beh, le passioni tristi sono vasi comunicanti. Le Uno dice, beh, io soffro molto di tristezza. E l'altro dice, bravo, bravo, bene, almeno non sei una persona che odia, tranquillo, c'è anche quello. Sì, ma almeno sei libero dalla paura, sereno, c'è anche questo. Si tratta di vedere dove porto l'attenzione. Se c'è questa, c'è anche questa, c'è anche questa, perché sono comunicanti. E quindi li possiamo definire tutti i vasi della cosa che è che li accomuna tutti, la sofferenza. E questo uguale ego. Questo è il simbolo dell'ego. Soffriamo. La dipendenza, sofferenza, le passioni tristi, tutta la stessa cosa. Non è che una causa l'altra, è sistemico. Quando c'è questo, c'è anche questo. Quando c'è questo, c'è anche questo, anche questo, anche questo, anche questo, anche questo, anche questo. Questo che state vedendo è il modo di pensare dialettico,
che crea una connessione tra paura, rabbia, tristezza, separatività dal tutto, separatività dal proprio sentire interiore, reattività, causa-effetto unidirezionale, dipendenza, maschera, ombra, tutto. Sta tutto nello stesso pacchetto. Okay? Ecco, col metamodello 2 adesso pian pianino vi faremo osservare quanti punti di accesso ci sono all'ego. Più li conosciamo, più lo smontiamo, più siamo in grado di smontarlo. Perché se io credo sono dipendente affettivamente, dovrei essere indipendente, appunto, dovresti essere. Cosa fai? Vado dallo psicologo. Va bene. E comincio a dipendere dallo psicologo. Benissimo, un'altra dipendenza. Non è mica facile, sciogliere dipendenze affettive. Avete mai lavorato con una persona innamorata che è convinta che la sua realizzazione dipenda totalmente dal fatto che l'altro lo ami? Se avete avuto più di 2 o 3 amici, di sicuro ce ne avete uno così. Quindi la soluzione è che l'altra persona si innamori, cosa che non potrà mai fare, perché la danza in quel caso è molto semplice. La persona che insegue è la persona che è inseguita. Quindi la danza è unica. Ti corro dietro e tu scappi. Quindi la prima confrontazione che vi ho fatto prima è farvi vedere che quando siamo nell'ego siamo marionette, cioè siamo questo esserino pilotato da qualcosa che, da qualcuno, qualcosa, qualche forza che sta da un'altra parte. L'abbiamo detto anche questo. Tutto questo ci dovrebbe motivare a dire, ma se è così, perché poi c'è un'altra cosa piuttosto interessante, quando ci sono tutte questi aspetti, non succede solo questo, che il cuore è chiuso. Succede anche questo, che l'intelletto è chiuso in una scatola. È ripetitivo, ripete sempre le stesse cose. Avete visto una dipendenza d'amore? Uscite con questa persona, vi racconto una cosa, settimana dopo la stessa, dopo un anno la stessa, dopo 5 anni la stessa. Cioè, creatività zero. Quindi, diciamo che diventiamo chiusi nel cuore, ma chiusi nel tuo letto, e qui la parola non sono tanto gradevoli a sentirsi dire, siamo ottusi. Se volete, in modo un pochino più colloquiale, siamo un po' stupidini, siamo fessi. Ecco. Ci sono quindi molte buone ragioni per uscire dall'ego, perché l'ego è sofferenza. Ecco, quindi vediamo come si fa. Tutto questo a livello del linguaggio, perché questo ve l'ho fatto vedere, a livello delle emozioni sono le passioni tristi, a livello del corpo, un corpo contratto, no? Una fisiologia in cui predomina la chimica dell'ego, cioè la chimica, la biochimica, l'adrenalina, nodadrenalina, tutti i corticosteroidi, tutte sostanze informazionali che predispongono alla malattia, oltretutto. Quindi fisicamente non stiamo un granché bene. E quello in cui lavoreremo in questi giorni è un altro livello, che è quello tipicamente umano, che è quello del pensiero. Bene, quando funzioniamo così, stiamo pensando bene? O stiamo pensando male? Stiamo usando bene il pensiero o lo stiamo usando male? Non ci stanno dubbi, lo stiamo usando male. Ma siccome il pensiero è linguaggio, il pensiero umano è linguaggio, stiamo dicendo, perché il linguaggio vuol dire. Allora, guardate un po', noi stiamo maledicendo, dicendo male. Siamo, malediciamo, non benediciamo. Diciamo male, e quando male diciamo male,
ci apriamo alla malattia. La malattia è parlare male, dire male, pensare male, è uno dei significati. Ma se noi diciamo male siccome siamo pensiero, siamo, c'è malessere. Quindi si tiene tutto insieme, capite? Ecco, il pensiero dialettico che connette tutti questi aspetti è il pensiero animico. L'anima funziona così. Il pensiero separativo, che dice, no, io sono triste, questo è il mio problema, è la tristezza. No, il mio problema è la dipendenza. Ma no, il mio problema è la rabbia. No, il mio problema è che mi sento falso, è la maschera. No, il mio problema è che mi sento impotente. Urca miseria, che strano. No, il mio pensiero, c'ho il cuore chiuso. Oh, di che sta a parlare? Sempre della stessa cosa. Pensiero dialettico te lo fa capire in un secondo. Pensiero separativo, ti fai quei 30 anni attraverso varie facoltà universitarie, master, corsi vari, e alla fine lo capisci. Non lo capisci, perché se usi quel linguaggio, questo separativo, non ce la fai, non è possibile. Abbiamo bisogno di un altro tipo di linguaggio, che c'è sempre stato nell'umanità. Come pensano, come pensavano gli africani? Adesso cosa possono pensare, poverini? Pensavano in modo ubuntico. L'ubunto ve l'ho fatto vedere prima. Io sono così, perché tu sei così, perché lei è così, perché gli alberi sono così, perché il cielo è così. Cioè pensavano in modo dialettico. Come pensavano gli indiani d'America? Allo stesso modo. Come pensavano in Oriente? Allo stesso modo, è ovvio. Tutto è collegato. Nel buddismo si parla di interessere. Una bellissima intervento che fa Thignat Hanh di fronte a dei bambini, si avvicina con un gelato e dice: che cosa vedete qua? E i bambini: è un gelato. E cos'altro vedete? Beh, un gelato di crema. E cos'altro vedete? Vedo il latte. E cos'altro vedete? Vedo le mucche che fanno il latte. I bambini, voi cosa vedete? E io vedo i prati dove le mucche brucano l'erba. Io vedo la pioggia. Questa pioggia. E io invece il sole. Da gelato. Io vedo questo, vedo questo, vedo questo. I bambini ce la fanno finché sono piccoli e hanno un pensiero laterale, che è la base del pensiero creativo, sviluppato. Quando crescono a 10 anni non ce la fanno più, hanno più difficoltà. Alla più età avanzata è ancora più difficile. Quindi il pensiero laterale, che è il pensiero che sa vedere altre cose dietro l'apparenza, sa vedere le connessioni, è un pensiero che è più tipico dell'infanzia, dei poeti, degli artisti e dei folli, ma anche il pensiero degli dèi. Quindi, questo pensiero qua va recuperato, che poi è anche il pensiero, se volete, dell'emisfero destro, mentre questo è più pensiero dell'emisfero sinistro, questo è più analitico, questo è più gestaltico. Allora, se pensiamo in questo modo, diciamo questo è giusto, questo è sbagliato. O questo o questo. E se pensiamo dialetticamente, il pensiero, pensare, significa connettere l'emisfero destro col sinistro. Pensare analiticamente mentre si vede l'insieme. Vedere l'insieme mentre si pensa analiticamente, cioè osservare sempre con le due prospettive.